Cari amici di Televallassina, in questo Giovedì Santo 2020, alla vigilia della morte e della sepoltura di Gesù, sollecitati anche dagli amici di Penzano, vogliamo vivere un pellegrinaggio particolare. Ci recheremo alla Cappella dei Mordingera, il cui nome deriva probabilmente dalla presenza copiosa appunto della gera, come si dice in dialetto locale, cioè della ghiaia. Questa cappella ha il vantaggio di aver conservato un riferimento cronologico che colloca le sepolture in un lasso di tempo di oltre un secolo, a cavallo della peste ricordata anche da Alessandro Manzoni. Secondo la tradizione, gli appestati che venivano ricoverati in questo luogo scavavano da soli la propria fossa, prevedendo il proprio decesso. E ciò è possibile grazie alla consistenza sabbiosa e ghiaiosa del terreno. A Deupiglio esiste anche un saccello posto sulla piana tra il lago di Pusiano, il torrente Lambrone e le ultime balze dei piedi del Cornizzolo, che si può collocare fra le edicole poste a riferimento dei lazzaretti utilizzati dalle popolazioni dei paesi vicini. Questo saccello viene detto di San Carlo. Tali luoghi di preghiera, oltre a cercare di alleviare le ore dolorose degli appestati, avevano inoltre il compito di provvedere ad una sorta di accompagnamento sacro verso quegli sventurati che non ebbero la grazia di ottenere la dignità delle esequie. Proprio come avviene oggi in questo tempo di pandemia dovuto al Covid-19, quando purtroppo molte donne e molti uomini, a causa dell'isolamento, muoiono senza essere circondati dall'affetto dei propri cari e non possono nemmeno ricevere le esequie cristiane. Ed è forse per questo che gli abitanti di Penzano, coordinati da Maria Orsola Castelnuovo, hanno creato un gruppo Facebook per le cappelle di Penzano, dove si dice: un tempo, in occasione di epidemie, i fedeli facevano un voto. Quando la calamità fosse finita, avrebbero eretto una cappella a ricordo. In seguito, le cappelle diventavano lazzaretti per le epidemie successive. A Penzano ce ne sono due, quella di San Carlo, ritratto mentre comunica i moribondi, e quella dei Mordingera. Noi non abbiamo quindi bisogno di costruire cappelle votive, ma potremmo impegnarci a sistemare queste già esistenti. Un gesto che fa doppio onore ai promotori. Innanzitutto perché hanno imitato l'esempio dei loro padri nel votarsi alla Divina Provvidenza, e poi perché hanno scelto di restaurare e mantenere l'esistente piuttosto che costruire nuove cappelle. Sarebbe bello conoscere altri voti fatti in questo tempo, in altri luoghi e in altre città. Ma noi oggi cosa possiamo chiedere ai Mordingera? Cosa possiamo chiedere ai defunti in questo tempo di coronavirus? La prima cosa è sicuramente che noi dobbiamo pregare per loro, per tutti gli uomini e le donne che ogni giorno si presentano davanti a Dio, per le migliaia di persone che ogni giorno muoiono. A questo riguardo è stupenda la pagina di Dostoevskij ne I fratelli Karamazov. Così scrive Dostoevskij: lo stare Zosima dice a un giovane: ragazzo, non scordare la preghiera. Nella tua preghiera, se è sincera, trasparirà ogni volta un nuovo sentimento e una nuova idea che prima ignoravi e che ti ridarà coraggio, e comprenderai che la preghiera educa. Rammenta poi di ripetere dentro di te ogni giorno, anzi, ogni volta che puoi: Signore,
abbi pietà di tutti coloro che oggi sono comparsi dinanzi a te. Poiché a ogni ora, a ogni istante, migliaia di uomini abbandonano la loro vita su questa terra e le loro anime si presentano al cospetto del Signore. E quanti di loro lasciano la terra in solitudine, senza che lo si venga a sapere, perché nessuno li piange, né sa neppure se abbiano mai vissuto. Ma ecco che forse dall'estremo opposto della terra si leva allora la tua preghiera al Signore per l'anima di questo morente, benché tu non lo conosca affatto, né lui abbia conosciuto te. Come si commuoverà la sua anima quando comparirà timorosa dinanzi al Signore nel sentire che in quell'istante vi è qualcuno che prega anche per lei, che sulla terra è rimasto un essere umano che ama pure lei. E lo sguardo di Dio sarà più benevolo verso entrambi, poiché se tu hai avuto tanta pietà di quell'uomo, quanto più ne avrà lui, che ha infinitamente più misericordia e più amore di te. Egli perdonerà grazie a te. Quindi, carissimi, una preghiera di suffragio dobbiamo compiere, sapendo che i defunti non possono più pregare per se stessi, ma solo per gli altri. Mentre chiediamo ai defunti di pregare per noi e di ottenerci presto, dalla divina misericordia, la fine di questa pandemia. Ho preso come punto di partenza la preghiera che si trova nella chiesa di San Giuseppe, detta dei morti di Valmorana, a Lasnigo, un altro tesoro nascosto della cristianità lariana. A parte l'arcaico linguaggio che ho cercato di sistemare, credo che quella preghiera, scritta secoli fa, sia quanto mai attuale per i contenuti. Noi, che pensavamo di essere immuni dalla peste, ci siamo trovati in un'epidemia che, permettete l'espressione, non ha nulla da invidiare alle pesti dei tempi passati. E allora, come i nostri padri, anche noi preghiamo Dio Padre dicendo: qui, davanti al tuo santo altare, o gran Dio di misericordia, noi ti innalziamo umili preghiere per le nostre sorelle e i nostri fratelli, vittime dello spaventoso morbo pestilenziale. Perdona a questi tuoi figli e figlie ogni colpa che per umana fragilità commisero quando erano pellegrini su questa terra, e se stanno soffrendo in purgatorio, liberali dalle loro pene, così che possano raggiungere il tuo amore. Esaudisci, o clementissimo Signore, questa nostra preghiera, e al tempo stesso degnati, per effetto della tua bontà infinita, di concederci la grazia di essere preservati da qualsiasi morbo contagioso. Per la fede, la speranza e l'amore che nei giorni del loro pellegrinaggio terreno le sorelle e i fratelli defunti in questo tempo di coronavirus hanno riposto in te, o misericordiosissimo Signore, ti supplichiamo di dimenticare ogni loro mancanza che forse, colpiti dall'improvviso crudele morbo, non hanno potuto espiare con opere di penitenza, né con l'aiuto potentissimo dei santi sacramenti. A loro suffragio, pertanto, o pietosissimo nostro Iddio, ti facciamo l'offerta d'ogni nostra buona azione e di tutte quelle indulgenze che la tua Santa Chiesa ci concederà di ottenere. E voi, sorelle e fratelli defunti, giunti che siate al possesso del vostro e nostro Iddio, per essere felici con Lui per sempre, interponetevi mediatrici presso di Lui,
onde le preghiere che da questa terra d'esilio innalzeremo al trono delle divine misericordie abbiano ad essere esaudite. O Signore, Tu sei la nostra sola ma sicura speranza, Tu, nostro caro ed amorosissimo Padre. Perciò, mentre Ti raccomandiamo le sorelle e i fratelli defunti per la pandemia del Covid-19, osiamo insieme farti presenti i nostri tanti bisogni spirituali e corporali, pregandoti di esaudirci, o buon Dio, che ricompensi anche un bicchiere d'acqua dato al bisognoso nel Tuo nome. Padre onnipotente, non ricordare le tante colpe della nostra vita passata, ma volgi il Tuo divin sguardo alle sante piaghe del Tuo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo. Padre buono, accogli il preziosissimo sangue e i meriti del Tuo Unigenito ad espiazione dei nostri peccati e a suffragio dei defunti della peste e per quelli del coronavirus. Nel Suo santissimo nome perdona i nostri peccati. Per Lui preservaci da ogni male in questa vita. Donaci la Tua santa benedizione e al termine della nostra vita terrena concedici la gloria del Paradiso. Amen. Amici e amiche di Televallassina, ora vi invito a conoscere la Cappella dei Privilegiati Morti d'Ingera attraverso la puntata dei Tesori Nascosti della Cristianità Lariana realizzata da Televallassina. E ricordando che nel giorno in cui Gesù si consegna la sua passione e morte, la nostra preghiera per i fratelli e le sorelle defunti deve abbracciare tutta l'umanità. Buona visione! Lasciata la chiesa di San Lorenzo, siamo giunti all'antica cappella dei morti d'Ingera, sempre a Deupiglio. Sul percorso abbiamo trovato un antico saccello. Tale luogo di preghiera, oltre a cercare di alleviare le ore dolorose degli appestati, aveva il compito di provvedere ad una sorta di accompagnamento sacro verso quegli sventurati che non ebbero nemmeno la fortuna di ottenere la dignità delle esequie cristiane. Nella cappella che abbiamo trovato sulla strada è raffigurato San Carlo nell'atto di dare la comunione agli appestati, un segno di umanità e di pietà cristiana che il Santo Vescovo di Milano ha sempre avuto. La Cappella dei Morti d'Ingera, il cui nome deriva probabilmente dalla presenza copiosa di ghiaia, gera in dialetto locale, trasportata nel pianoro alluvionale ai piedi dei monti, ha il vantaggio di avere conservato un riferimento cronologico che colloca le sepolture in un lasso di tempo di oltre un secolo, a cavallo della peste di manzoniana memoria. La sottolineatura non è secondaria, poiché per altri lazzaretti, presenti anche a Deupiglio,
non è mai certo o documentato un utilizzo così antico del luogo di sepoltura. In questo senso potrebbe aver favorito l'utilizzo forte di quest'area la lontananza dai centri abitati, ma la contemporanea vicinanza di acqua potabile. Inoltre, secondo la tradizione, gli appestati che venivano qui ricoverati scavavano da soli la propria fossa. Ciò è possibile grazie alla consistenza sabbiosa e ghiaiosa del terreno. Anche questo è un elemento che potrebbe essere stato preso in considerazione per la scelta del luogo in cui individuare il lazzaretto. La cappella porta scritta all'esterno la dicitura «Privilegiati morti d'Ingera, 1521-1657», a dimostrare immediatamente le motivazioni dell'origine di questa edicola sacra. Il tema dell'edicola è sempre stata la crocifissione, ora raffigurata con un crocifisso di legno che si sovrappone ad un dipinto più antico ma non databile. La cappella è tuttora piena di ex voto e di elementi devozionali ed è meta di pellegrinaggi da parte della popolazione locale, che vi si reca a chiedere la pioggia in periodi di siccità insistente. Il collegamento tra le anime dei morti appestati e la richiesta di acqua è tradizionale e si trova documentato in diversi altri luoghi sacri sorti in prossimità dei lazzaretti.